Risuonano le note della musica con vista, le melodie bolognesi nella calda estate italiana. Continua nel chiosco del convento di Santa Margherita, nel cuore di Bologna, il ciclo di concerti organizzati da Musica Insieme per Musica con Vista, grazie a supporto ormai consolidato di Poste Italiane. Con questo evento il Festival Nazionale Diffuso dell'Estate Italiana porta il pubblico a scoprire un capitolo di storia bolognese quasi segreta, quello del convento di Santa Margherita, appunto, fondato nel XII secolo e che oggi ci regala un meraviglioso chiostro storico, dipinti e un organo settecentesco perfettamente funzionante e un convitto che accoglie studentesse e famiglie in condizioni di indigenza. Come potete vedere la struttura è molto grande, anche molto bella, come la nostra città offre tanti di questi cortili che spesso sono nascosti e chiusi, e quindi ci è sembrato bello poter aprire le porte di questa casa anche a chi abitualmente non ne può godere tutti i giorni. Questo posto risale al XI secolo, un antichissimo convento benedettino dove adesso risiediamo noi, suore francescane, e desideriamo radicare queste radici ancora di più nella nostra città, in particolare accogliendo giovani, ragazze, studentesse italiane, ma anche di tante altre parti del mondo, in particolare ragazze che arrivano qua nel desiderio di costruirsi un futuro migliore. E alla scoperta delle radici e delle tradizioni, il trio Cobalt accompagna il pubblico in un viaggio affascinante fra grandi maestri della musica classica che più di altri hanno saputo coniugare la sapienza compositiva alle tradizioni popolari. La musica popolare in realtà ha sempre influenzato molto il mondo della classica. Pensiamo nel 400 ad esempio il tema dell'Omar Maker, una canzonaccia popolare che ha dato origine a tantissime composizioni. Così anche in Haydn, che utilizza il ballo alla tedesca, che è un ballo rustico molto popolare, molto vigoroso. Ancora in Brahms, che nel trio, nel trio numero 2 propone dei temi ungheresi nel secondo movimento, e Turina, che si ispira al folklore spagnolo per poi sviluppare tutta la sua opera. Siete freschissimi vincitori di un prestigioso premio musicale. Come è andata e quali sono le sensazioni? Siamo contentissimi di poter essere qui oggi, appunto grazie al premio del Comitato AMUR che abbiamo vinto nel mese di marzo, e sarà una bellissima esperienza perché ci aspettano tantissimi concerti in bellissime location e sicuramente sarà una sfida per migliorarci sempre.